Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Come promesso, appunto, e come anche richiesto da molti di voi, vi porto oggi un video confronto tra le due compagnie, diciamo, che vendono iPhone ricondizionati, Trend Device e Lombardo Shop. Ho fatto di recente, appunto, due acquisti, diciamo, uno un iPhone 6 16 GB colore a sorpresa, in questo caso è arrivato oro, grado BC, quindi un grado low cost, e un iPhone 6 16 GB comprato su eBay, diciamo, sempre da venditore Lombardo Shop, grado B. I due telefoni appunto si presentano, inizio già col dirvi che come condizioni mi hanno stupito entrambe le aziende. Devo dire che come avete visto, diciamo, precedentemente, andate pure a vedere sul mio canale, di gradi B, diciamo, ne ho comprati già parecchi, diciamo, di questi dispositivi. Ho comprato un grado B, un iPhone 6, che era arrivato sempre con la sorpresa, questo qua è l'iPhone sostitutivo di questa compagnia, Trend Device, appunto. Il telefono era perfetto, gli aveva qualche, diciamo, segnetto di usura, ma tutto, diciamo, normale per quello che deve essere il grado B. Il telefono appunto sembrava, per dirvi, un grado A, a dirla tutta, ecco. Aveva pochi segni. Vi faccio vedere per esempio anche questo iPhone qua, presenta i segni, diciamo, appunto di usura, qualche graffiettino, una piccola ammaccatura qua, qualche segnettino qua anche sulla scocca, vedete, ecco, e sulla parte bassa. Però di per sé il telefono è funzionante, ha un display appunto che in questo caso è stato sostituito. Però diciamo perfettamente funzionante, un display, diciamo, che è un rigenerato Apple, se si può dire, da quanto è buona la qualità. Quindi diciamo un display che precedentemente era rotto, a cui è stato cambiato soltanto il vetro, quindi l'LCD è originale, è stato cambiato. Touch ID funzionante, perché se lo stesse chiedendo, infatti avete visto che l'ho sbloccato, tutti i tasti funzionano di questo dispositivo, fotocamere e tutto funzionano. Parlando invece dell'iPhone 6, questo qua devo dire che l'ho voluto provare sia per fare la comparativa, diciamo, come avevo promesso, sia, diciamo, ecco, appunto, per ritornare un po' anche all'origine. Come sapete, il primo iPhone che ho dato vita a questo canale è stato un iPhone 6 16 GB grado B. Col telefono, se andate pure a vedere il video ancora online, appunto, presentava molti segni di usura. Era addirittura per me un grado C, anche un grado D, da quanto era rovinato. Aveva ammaccature su ogni angolo, aveva addirittura bozze pesanti con un'immaccatura, una bella indentatura che andava in dentro di parecchi centimetri nella parte bassa. Devo dire che questa volta Lombardo Shop con questo iPhone, ma non è soltanto la mia prova, come sapete, e se volete farlo anche voi per portare avanti, diciamo, questo progetto che ho, molti miei iscritti mi hanno scritto che hanno avuto appunto iPhone 6 comprati da Lombardo Shop, 6S e anche 7, che da grado B sembrava un grado A, da quanto è perfetto. Come vi dicevo, appunto, la qualità sembrerebbe essere migliorata. È anche per questo che faccio questo video, perché dopo il video che avevo fatto appunto dei pregi, diciamo, i difetti di queste compagnie, dove ho parlato anche dei difetti, diciamo, di Lombardo Shop, questi difetti sono stati, diciamo, risolti, trasformati in pregi. Come vedete, questo iPhone qua è perfetto, presenta ovviamente dei segni di usura, perché sennò non sarebbe un grado B. Io li evidenzio velocemente: qualche, diciamo, graffettino qua vicino alla porta di ricarica, una piccola botterellina là. Questo lato è pulito, qui sopra c'è un graffettino, una piccola ammaccatura. Di per sé, appunto, qui anche ci sono dei segnetti. E dove presenta maggiormente i segni di usura questo telefono sono sul display. Display, ovviamente, tutti e due gli iPhone hanno una pellicola in vetro, poi però parleremo appunto delle pellicole in vetro. Presenta grafi sul display, in questa parte qua ho provato a pulirla, vedete, è una pezzolina, non sono impronte, ma proprio sono graffettini, micro graffettini. Questo perché il display di questo iPhone è originale, non è stato sostituito. Anche qui funziona Touch ID alla perfezione, vedete, funzionano tutti. L'unità, vabbè, originale, non è display appunto cambiato. Che dire, passiamo appunto al confezionamento dei due iPhone. I due iPhone arrivano in scatola, entrambi sono spediti con vari corrieri. In questo caso mi sono capitati a me Corrieri Bartolini. Lombardo Shop spedisce e ritira con Bartolini, mentre Trend Device spedisce con Bartolini, ma in caso di ritiro per sostituzione in garanzia può usare altri corrieri. Per esempio, a me, quando è venuto a prendere l'altro iPhone, perché faccio un riassunto dell'altra storia, l'altro iPhone aveva un problema al display. Diciamo che era stato anche quello sostituito, ma aveva un alone in questa parte qua. Se andate a rivedervi il video, lo vedete, un alone in quella parte là. Appunto, me l'hanno cambiato il telefono perché hanno effettivamente detto che era un problema, magari si poteva essere danneggiato appunto nella fase di montaggio. Però appunto il problema è stato risolto in tempi velocissimi, e poi anche lì parleremo appunto di tempi di spedizione. È stato ritirato in quel caso con GLS. GLS è venuto, ritiro a spese loro in quel caso, perché appunto il telefono era risultato difettoso. Devo dire appunto che Trend Device ha una bella scatola, appunto con su scritto Trend Device, un sigillo di garanzia che ci dà appunto la garanzia che il prodotto non è mai stato aperto. Ha
All'interno troviamo ben poco, troviamo appunto questa busta di plastica che devo dire è un'ottima soluzione perché come vedi il telefono diciamo, non si muove tanto nel trasporto. L'unico accessorio che troviamo è la spillettina oltre alla fattura diciamo e alla busta della spillettina per estrarre la SIM. Come accessori qua ovviamente sono facoltativi, hanno un costo diciamo, sono accessori originali che vengono dati diciamo l'opportunità di acquistare. L'unica cosa appunto che hanno un costo secondo me sì giusto, però alcune per esempio le cuffie costano diciamo abbastanza per quello che danno, perché per esempio io penso un iPhone diciamo 6S non danno le cuffiette nella confezione, danno le cuffiette modello vecchio da quello che ho visto. Io non ho mai acquistato gli accessori perché non ho mai avuto bisogno diciamo perché vendono tanti iPhone in casa, per esempio con l'iPhone là usi gli accessori del vecchio iPhone. Lombardo Shop invece arriva con la sua scatolina di cartone, sempre con i loro sigilli, dentro la busta per il reso, che è una cosa comoda perché al confronto di Trend Device uno deve trovare una scatola, una busta con cui spedirlo, e che diciamo quando ho fatto io appunto il reso, la restituzione per la sostituzione è stato un bel problema. Qui abbiamo delle istruzioni appunto che ci sono sempre utili, che ci danno una linea guida per iniziare a usare il nostro iPhone, ma anche per avere, ecco, diciamo, linee guida sul reso. Una scatolina anche loro brandizzata, più piccolina, con le loro informazioni. All'interno troviamo fattura, che andiamo a mettere da parte. Poi troviamo ovviamente come il telefono, che questa volta viene messo dentro una specie di phone check, diciamo, che loro fanno, come potete vedere questo telefono grado B, iPhone 6, 16 GB. Vi viene dato come omaggio una pellicola in vetro. Io diciamo ne ho applicata un'altra per tenere questa qua perché vi consiglio di conservarla ai primi giorni, visto che magari se ci deve essere un reso eventuale, almeno ce l'avete anche quella confezionata. E come vi ho già detto nel video unboxing, vabbè, oltre alla solita spillettina classica, vi vengono forniti anche gli accessori, che è una cosa molto utile, diciamo, perché specialmente questo qua, come detto, non l'ho ancora scartato. È un adattatore originale, si può vedere appunto, vi leggo io qua perché è un po' difficile mettere a fuoco. Design by Apple in California, il logo CE tutto conforme, l'ho confrontato con quello del mio iPhone XS, è originale. Quello che appunto non è originale ma è un cavo compatibile diciamo è questo qua per iPhone, diciamo non è un grosso problema perché viene diciamo avvisata la clientela, però devo dire per esempio che sul fatto dell'alimentatore, diciamo da muro, la spina USB originale, Lombardo Shop mi ha davvero sorpreso. Come mi ha sorpreso Lombardo Shop appunto per la qualità. Parlando di costi, appunto, devo dire che questo iPhone 6 è venuto a costare 119 euro, 118,99 diciamo, ecco, l'ho comprato su eBay. Io vi consiglio appunto di acquistare sia su eBay che su Amazon oppure dal loro sito di Lombardo Shop. Diciamo ha varie possibilità di acquisto, ecco diciamo Lombardo Shop, possibilità di pagare in contrassegno, con bonifico bancario, con PayPal, oppure direttamente per esempio penso su eBay o sul sito con la carta di credito, ecco diciamo. Trend Device invece si può acquistare soltanto sul loro sito, diciamo trenddevice.com, lombardoshop.com. E qui ci sono pagamenti, diciamo, vari pagamenti diciamo che si possono fare come Lombardo Shop con carta di credito, un bonifico bancario, con PayPal non si può pagare, ma si può pagare appunto anche la consegna. Telefoni arrivano diciamo con tempi di spedizione, qui abbiamo 48 ore in su, perché essendo che Lombardo Shop, come si vede anche qua, si trova appunto Trecastagni, Catania, loro purtroppo essendo un'isola devono garantire le consegne in 48 ore. Arrivano quasi sempre in 48 ore, almeno a me diciamo mi sono arrivato, il telefono è arrivato in 48 ore lavorative, poi che c'è la festa di mezzo però è arrivato. Trend Device invece tutti i telefoni che io ho avuto, iPhone 7 Plus, X e questo e anche quell'altro, in 24 ore il telefono arriva, diciamo ecco non è stato un grande problema. Cos'è che è la differenza? Diciamo vabbè, come prezzo mi ha detto 119, qui il prezzo del telefono 124, io questo telefono ho preso che c'era un'offerta lampo sul sito. 124 l'ho pagato, però diciamo costerebbe anche di più. Si paga invece la spedizione. Io per questo, per farvi risparmiare i 15 euro di spedizione, 14,99, vi ricordo di andare a vedere quei video là che vi ho messo in descrizione, diciamo appunto un codice sconto. Per esempio qui mi ricordo il volo passaparola 15, 15 passaparola, vi fanno risparmiare 15 euro oppure anche sconto 15. Vedete voi comunque. Comunque per risparmiare dei soldi quello che vi consiglio sempre è seguire entrambe le aziende sui loro social, penso Facebook e Instagram. Per esempio Lombardo Shop pubblica molto in tempo reale diciamo le offerte, come anche Trend Device. Trend Device bisogna fare molta attenzione perché spesso, come è stato l'altro giorno, non faceva pagare la spedizione e per lo più teneva attivi i buoni sconto, diciamo quelli da 15
15 euro. Non sempre sono attivi questi buoni sconti, infatti quando c'era l'offerta di questo qua non potevo usufruire del mio buono sconto da 15 euro, o anche quando ho preso l'iPhone X, perché essendo una promozione, diciamo, che tirava già giù il prezzo di 40 euro, mi sembra 30 euro, ecco, diciamo, era già troppo lo sconto che facevano, anche se troppo, diciamo, per la clientela non è mai male. Comunque sia, telefoni, diciamo, questo iPhone 6 ovviamente c'è già più giorni di vita, questo qua è arrivato... No, mercoledì è arrivato. No, martedì è arrivato. Scusate, mi sono confuso un po' con le date. Ho caricato il video il giorno dopo, appunto. I telefoni fino ad ora non hanno dato problemi. Ovviamente iPhone 6, questo qua è già funzionante. Parlando anche con un mio iscritto, appunto, che aveva comprato un iPhone 6S da Lombardo Shop, in questo caso ha avuto un problema. Lui ha la batteria. Problemi alla batteria ci possono essere, normali, sono telefoni usati, rimessi, che stanno vivendo la loro seconda vita, rimessi a nuovo, diciamo. In quel caso il problema era un problema che non era in realtà un problema, glielo ho spiegato io come risolverlo, l'ha risolto. Se vi viene, arriva un telefono come questo qua, in questo caso è stato questo iPhone 6, ma anche il precedente iPhone 6, con una batteria che è stata sostituita, tutte le batterie, anche se si dice che le batterie hanno già, diciamo, vengono già testate, vengono già calibrate, quindi hanno già dei cicli di vita, non è sempre così, è sempre meglio fare 2-3 cicli di vita, appunto, di carica. Come vi ho spiegato, appunto, bisogna appunto far arrivare il telefono a zero fino a che si spenga da solo, lasciarlo un po', diciamo, a 0%, un 30 minuti, poi caricarlo fino al 100% senza mai staccarlo. Lì, con la corrente attaccata, lasciarlo un po', in modo tale che la batteria capisca qual è il suo 100% e il suo 0%. Con questa calibrazione di batteria ottenete anche il massimo, diciamo, della vostra batteria, quindi la durata, appunto, eccellente. Come batteria, appunto, questo iPhone qua è arrivato con batteria, ve lo faccio vedere appunto subito andando nelle impostazioni. È arrivato con batteria, stato di usura 100%. La batteria in questo caso è originale Apple, con 157 cicli è arrivata, quindi una batteria, diciamo, perfetta, si può dire. La batteria in questo caso di questo iPhone 6 è stata sostituita con una batteria, diciamo, compatibile, che però non ha dato nessun problema fino adesso, dura tanto. Devo dire la verità, adesso faccio vedere lo stato di usura, 97%, è sceso un pochettino, infatti effettivamente magari potrebbe essere uno dei problemi, ecco, però la batteria era arrivata con lo stato 100%, questo perché le batterie ovviamente non originali non sempre mostrano la percentuale accurata, basta un riavvio e ritorna a posto, ecco, diciamo, ogni tanto mi dà 97%, ogni tanto 100%. Che dire, appunto, problemi non sono stati riscontrati, gli accessori li ho testati, l'adattatore originale non c'è bisogno, diciamo, si sapeva già che avrebbe funzionato, il cavetto funziona. Come sempre vi ricordo che i cavetti non compatibili, diciamo, non originali, quelli per capire dei cinesi, non sono buoni, o quelli, diciamo, che non hanno una certificazione. Non sono buoni perché rovinano il dispositivo, rovinano il chip all'interno della scheda madre, il chip U2. Per questo io vi consiglio, come in questo caso sto usando il caricatore originale, tutti e due gli iPhone. Però vi consiglio, se voi non avete, non volete spendere tanti soldi, cavi di Amazon Basic. Li trovate su Amazon, l'importante è che abbiano questo o qualsiasi cavo che sia certificato. Capite che un cavo è certificato quando c'è scritto Made for iPhone, iPad e iPod, quindi cavi Apple MFI. Questi hanno una certificazione Apple, non costano tantissimi. Ci sono cavi Amazon Basic, per esempio, ne ho tantissimi di questi qua, costano 6 euro anche, ve ne portate a casa, diciamo, con poche decine di euro, anche 2 o 3, cosa che magari con quello originale capisco bene che costano 25 euro il singolo. Che dire, pregi e difetti, devo dire che di sicuro Trend Device assicura una buona esperienza di acquisto, magari ha un sito, diciamo, anche più curato, vi arrivano mail in fase di aggiornamento, quello sicuramente. Piazzi l'ordine, subito ti arriva la tua conferma dell'ordine col tuo ordine, tutto e tutte le informazioni del telefono che tu hai ordinato. Successivamente, appunto, ti arriva l'informazione sul tracking, la spedizione sta arrivando, poi ti inviano sempre, diciamo, guide, ti inviano sconti. Sicuramente questo è un lato positivo. La qualità, comunque, devo dire che anche qua mi ha sorpreso ancora una volta, come è stato, diciamo, per gli altri iPhone. Comunque sia, non ho avuto grandi problemi. Devo dire che anche l'assistenza tecnica ha risposto velocissimamente. Io ho fatto una richiesta, appunto, che addirittura era di sabato, quando ho chiesto la sostituzione. Mi hanno risposto sabato in un paio di ore. Questa è una cosa, secondo me, che ha diciamo, un plus rispetto al Lombardo Shop, appunto, perché rispondo anche di sabato spesso. Mi hanno prenotato il corriere, è passato il corriere, ha ritirato il telefono, hanno pensato tutto a loro. Diciamo, con Trend Device non ho avuto per il momento grandi problemi, il telefono funziona,
Una compagnia che sicuramente vi consiglio. Con Lombardo Shop invece anche qui non ho avuto problemi con questo ordine, questo diciamo è arrivato velocissimamente, è arrivata anche qui le informazioni via mail. Di per sé appunto sicuramente come vantaggio di prezzo rispetto a Trendevice è molto meglio Lombardo Shop. Come qualità appunto devo dire che si sono migliorati molto, quindi come ho detto anche nell'altro video faccio i miei complimenti appunto a Lombardo Shop. Vedo che magari anche i miei video servono diciamo ecco per farli migliorare. Sicuramente appunto questo iPhone magari potrebbe essere stato diciamo il colpo di fortuna come si dice, però diciamo da quello che ho visto in giro diciamo appunto tra gli iscritti che mi hanno scritto appunto nei commenti come potete far voi e anche su Instagram appunto mi hanno detto che a molti di loro gli è arrivato l'iPhone in perfette condizioni. Anche qui l'assistenza devo dire l'ho testata in passato. Non mi ha dato nessun problema. Un mio iscritto, appunto, Angelo, che lo saluto, che mi ha scritto su Instagram, appunto. Lui ha avuto un problema, per esempio, con il suo iPhone. L'ha chiamato l'assistenza, anche lì gli hanno risposto subito via mail. Hanno prenotato il ritiro. Devo dire che forse sul fatto, diciamo, delle batterie, parlando appunto delle batterie, può essere che vi arrivi una batteria sostituita nuova. Quasi sempre con Trendevice. In fase di acquisto voi potete scegliere l'opzione di avere sicuramente la batteria nuova, non ve lo consiglio anche se costa 10 euro in più, perché per esempio nel mio caso io non ho mai scelto l'opzione perché mi sono arrivate sempre batterie nuove, quindi essendo che i telefoni sono già pronti in magazzino non è necessario appunto spendere quei 10 euro in più, siccome la batteria prima è stata ottimale. Lo stesso, poi comunque le garanzie, entrambe le garanzie che sono di un anno, vi coprono anche la batteria. Per esempio, nel caso di Trendevice, io ve lo dico questo: all'interno del loro dispositivo, così mi è stato detto dal servizio clienti, loro applicano dei sigilli, sigilli che valgono per la garanzia. Quindi, io quello che vi consiglio, se voi magari avete l'iPhone che è in garanzia, portatelo ovviamente dal vostro venditore Trendevice o Lombardo Shop. Se invece voi avete un iPhone, per esempio, che è fuori garanzia o ovviamente ve lo provate a fare da voi, ci sono varie guide come ci sono anche le mie guide su YouTube su come cambiare una batteria e con un massimo 15 euro ve la cambiate la batteria o altrimenti portatela all'Apple, vi costa 49 euro per iPhone 6 fino al 7 o anche l'8 se non mi ricordo, bisogna andare a vedere il listino, però almeno lì avete una batteria originale garantita 3 mesi e garanzia anche sul lavoro. Vi dico questo perché centri come iRepair o iReplace, tutti quei siti là o anche adesso non mi viene, ci sono altri siti che riparano, diciamo, hanno costi molto elevati, addirittura diciamo io come Nintendo di riparazioni, ho visto che c'era un negozio che vendeva batteria di iPhone 6 a 89 euro, 89 euro, scusate se ve lo dico, è un po' una grande truffa, perché se pensate che un telefono vale 100 euro, diciamo questo qua 120, con 89 euro avete più che speso, diciamo, su un telefono, una batteria finché costa 15 euro va benissimo appunto, però a quel punto con 80 euro vi prendete quella originale. Che dire, tra delle due aziende non si può dire niente, acquistate ovviamente dove volete voi, io vi porto sempre le mie esperienze, mi sono trovato bene con tutte e due le aziende, devo dire la verità appunto, sicuramente appunto se volete una spedizione più veloce e tutto scegliete Trendevice, se volete magari gli accessori, non volete spendere quei soldi in più, appunto andate su Lombardo Shop. Per esempio degli accessori, Trendevice spesso fa settimane in cui regala gli accessori inclusi. E lì vi danno anche le cuffie, quindi quello magari guardatelo, fate attenzione appunto a questi siti qua appunto. Che dire, come corriere appunto affidabile, spedizioni assicurate, tutto, problemi non ce ne sono, qualità. In questo caso sembrerebbe appunto che l'iPhone 6 abbia qualche graffettino in più, normale usura, però è anche vero che diciamo magari questo qua per esempio, diciamo vedendo la data di produzione, questo telefono qua è stato prodotto 2 anni dopo rispetto a questo, quindi questo telefono qua relativamente appunto è stato prodotto molto prima rispetto a questo. Che dire, tutto funziona, i touch di funzionano, quindi l'impronta digitale e anche lì vi do un consiglio, non comprate iPhone senza impronta digitale che oltre al fatto di non funzionare diciamo per le funzioni di sblocco, pagamenti con Apple Pay, sono scomodi anche perché diciamo vi arriva sempre il pop-up che touch ID non è abilitato su questo iPhone. E non lo sfruttate appieno, ecco, sinceramente. Adesso, oggigiorno, tutte le applicazioni banche o anche il fatto del pagamento, che diciamo per uno può essere una stupidaggine, e il fatto che uno possa pagare con l'impronta è una grande comodità o col Face ID, ecco, eventualmente. Che dire, ho visto per esempio molte richieste di voi che i display possono essere non originali. Non è da preoccuparsi se il display non è originale, quello che bisogna valutare, per esempio,
è il fatto che sia un, diciamo, un buon display, ecco, anche se non è originale. Come in questo caso il display non è pienamente originale, ma è un buon display, ha una buona luminosità. E diciamo i parametri da vedere sono appunto la luminosità, se funziona bene il touchscreen, e per fare ciò lo testate o appunto inserendo i numeri oppure prendete un'applicazione. Quando entra nella modalità di, diciamo, di cancellazione, basta prenderlo e spostarlo. Ecco, quando vedete che tutte le parti del touchscreen, come in questo caso, funzionano, diciamo, ecco, vuol dire che il touchscreen è di buona qualità. Provate appunto alzando la luminosità, vedete magari, ecco, su una parte bianca, vedete qua non ci sono aloni. Questo qua non lo faccio perché è originale. Poi ovviamente se avete un iPhone, penso a un iPhone 6S, un iPhone 7 e successivi, che hanno il 3D Touch, provate ovviamente il 3D Touch. Quindi ovviamente è ovvio che se uno calca così va, però provare appunto la pressione che sia giusta, ecco, diciamo. Ovviamente i colori non saranno mai gli stessi, diciamo, è quasi impossibile, anche io che spesso faccio cambi di display a dispositivi che ne hanno bisogno per parenti, diciamo così, amici. Anche loro appunto i colori non sono mai gli stessi, purtroppo quella è una cosa inevitabile. Però ovviamente se vi capita un dispositivo con display diciamo sostituito, cambiato, non è un grosso problema. L'importante è verificare appunto che non ci siano malfunzionamenti, ecco, nel display. Nel caso del quello precedente, per esempio, avevo un alone qua, è stato sostituito con questo qua che funziona benissimo. Il telefono appunto non ha dato problemi nessuno dei due, comunque si arriveranno successivi aggiornamenti in futuro. Detto questo, io vi saluto, mi scuso se il video è durato tanto. Se avete problemi o commenti, lasciateli o qua sotto oppure iscrivetevi sui direct di Instagram. Ciao, alla prossima.